Ok ragazzi, piccole funzioni dell'Autobattle nella versione Z di Dock and Battle. Potete utilizzare l'Autobattle negli EZA che avete già affrontato. Questo è quello che potete fare: appena inizia la battaglia potete premere il tasto Autobattle che vedete lì sotto. Potete giocare. Ok, piccola feature importante: se volete farmare Zeni, stage 168 dell'EZA di Broly AGL. È stupido ovviamente il bot, quindi fate attenzione, però vi basta cliccare quello e voilà, potete mettervi così. Altra piccola feature: Autobattle e Automap per l'evento di Radish. Andrà sulla nuvoletta per fare i Cybermen. Ovviamente selezionerà sempre il numero più alto, quindi potrebbe non prendere troppe battaglie. Ragazzi, queste erano delle feature che potete utilizzare con l'Automap e l'Autobattle per la versione Z di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Detto questo, lasciate un bel like e commentate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.